che te brilla di lontano, tu t'adore Sicilina, ti che domine Milano, sotto a ti se vive la vita, se sta mai qui mani in mano, canta in tu lontan de Napoli e se me, ma beh, io sto imparando a dirlo che Milano è un gran Milan, perché insomma le mie origini non sono esattamente milanesi, ma ho sempre detto che Milano è una città che ha accolto un po' tutta Italia, ha avuto questa capacità, è diventata capitale economica perché ha saputo molto presto accogliere chi magari arrivava anche solo con una valigia di cartone a Milano. Bentrovati al nostro caffè di oggi, sto facendo un po' di passaggio se volete storico, in mano ho questo straordinario caffè che si chiama Gran Milan, ma 101 Caffè, permettetemi di ringraziarlo perché Umberto Gonnella ha subito capito il potenziale di questo progetto e io adoro gli innovatori. Mi ci sento un po' anch'io, quelli che arrivano prima, quelli che non hanno bisogno di qualcuno che gli dica cosa funziona oppure no. Ecco, Umberto ci ha detto subito di sì. Vedete le immagini di 101 Caffè, che è il nostro partner dopo la nascita nel momento Covid di questo format, un format che è nato come momento di resistenza e di resilienza, la volontà di uscire di casa malgrado per la prima volta nella nostra vita qualcuno ci avesse detto no, non si può uscire, adesso si rimane tutti dentro. E allora eccoci dentro questo format evidentemente, e che è sponsorizzato da questa grande azienda. Vi parlerò puntata dopo puntata meglio di chi è Umberto Gonnella, vi dico solo che ha lanciato una sfida ai grandi distributori di caffè quali Starbucks. Voi sapete che in Italia siamo molto bravi a fare le cose ma non così bravi a commercializzarle, quindi spesso proprio sui nostri prodotti migliori perdiamo la partita. Pensate a quelli di Pizza Hut per la pizza, e Starbucks in qualche modo ha dimostrato che il caffè magari non lo fanno come gli italiani, ma lo vendono meglio degli italiani. E Umberto Gonnella ha deciso di rispondere a questa sfida con 101 caffè, 100 e più negozi di caffè, e faremo un viaggio, vedrete, con aromi molto diversi fra di loro, in tutta Italia, addirittura stanno già aprendo in giro per il mondo, poi vi racconteremo anche questa. Invece cosa vuole essere un caffè che vale? Una chiacchierata dove io continuo a fare quello che faccio da tanti anni, lo scout o lo scouting, per meglio dire, di storie di successo dell'Italia che vale, perché io credo in questa Italia e voglio bilanciare tutta quella narrazione che spesso viene fatta in Italia anche dai TG blasonati, che racconta sempre i guai, le cose che non vanno, e si dimentica invece di raccontare le cose belle che malgrado tutto facciamo anche in questo momento, anche in uno dei momenti più difficili per il nostro paese. Vi racconterò un'Italia che vince e convince in Italia, ma anche un'Italia che vince e convince nel mondo. E quindi dopo la puntata di ieri con Bruno Vettore, che è un numero uno del real estate del sistema immobiliare italiano, ringrazio Bruno perché so che la puntata di ieri è già stata molto apprezzata, avete capito che questa nuova edizione del Caffè che Vale vi porterà delle storie davvero una più bella dell'altra, straordinaria, una diversa dall'altra, e non è un fatto, credetemi, di imprenditori che hanno grandi fatturati, è il fatto di persone che hanno grandi o comunque tante cose da dire. La nostra redazione lavora in questa direzione, mandate anche la vostra candidatura perché potrete segnalare la vostra storia o una storia che conoscete nella vostra regione e nella vostra città, e i nostri redattori andranno un attimino a verificare di cosa parliamo e se ci sono le condizioni la racconteremo. Altrimenti, se non ce la facciamo quest'anno, alla prima occasione, perché davvero vogliamo che un caffè che vale e il progetto Italia Vale sia inclusivo. Bene, oggi vi porto in un paese straordinario che non è italiano, vi porto all'estero, anche se vi faccio conoscere un milanese doc. Intanto devo fare ancora qualche ringraziamento, non so se la regia può farvi sentire, mentre finisco questo caffè, la nostra nuova sigla, perché ci siamo regalati anche una sigla nuova, dove ci ho messo un po' di testo e con dei professionisti che poi vi racconterò meglio, a partire da Stefano Cattini, che ha sposato il progetto, abbiamo realizzato una sigla tutta nostra, originale. Sentiamola. Vinci la
Questa la cantiamo insieme, fra un po'. Voi cominciate a impararla, poi faremo anche la versione karaoke. Grazie regia, un caffè che vale, un caffè che vale. Questa è la rubrica che torna per la sua seconda edizione. Non vi nascondo l'emozione di questo nuovo progetto e fatemi dire però qualche altro grazie. Poi davvero andiamo a Tallinn, in Estonia, e vi presento la storia di oggi, che è una storia davvero straordinaria, di grande successo digitale. La storia di questo imprenditore italiano, ma anche di questa città europea davvero così esclusiva, così bella, così importante. Vi dicevo, i nostri partner, come potete consumare il nostro caffè? In tutti i modi possibili, alcuni li abbiamo già studiati e messi a punto con i nostri super tecnici, a loro dedicherò almeno una puntata perché devo dire ho una squadra straordinaria. E come potete consumare allora questo caffè? Dicevo, in tutti i modi, perché siamo pienamente digitali, intanto attraverso i social. Andate sulla pagina Un Caffè Che Vale, mettete mi piace e già adesso mi potete scrivere, fra un po' leggerò i vostri commenti, vediamola la pagina, eccola qui, Un Caffè Che Vale, è partita da qualche giorno, andate a mettere il vostro mi piace, poi iscrivetevi anche al gruppo e potete già scrivere, perché siamo in diretta, i vostri commenti e magari qualche domanda da fare al nostro ospite Marco Scarsella, che è collegato con noi da Tallinn. E poi altri modi, quindi qui potete vedere il caffè in diretta ogni giorno alle 14.30, in replica sul gruppo Un Caffè Che Vale nel video party delle 18.30. E poi attraverso i partner regionali, stiamo chiudendo accordi con le più importanti televisioni regionali, ad esempio questa è TRM Network, fra le TV più blasonate in Puglia e Basilicata, grazie agli amici di TRM Network, a Max Sisto, che hanno accolto con grande entusiasmo questo progetto, quindi per gli amici di Puglia e Basilicata, oltre che sui social e sui nostri canali, poi vi racconto anche gli altri, saremo su TRM Network. In Calabria invece, eccolo qui il banner nella home page di la CTV dell'editore Domenico Maduli, che saluto, che accoglie ancora una volta con entusiasmo questo progetto, uno staff straordinario dietro la CTV, ringrazio tutti i vari direttori di produzione, direttori editoriali e quant'altro, con loro saremo visibili già questa settimana, la sera, intorno a l'una di notte, insomma, per i nottambuli, e però da lunedì andremo in prima battuta alle 15, quasi in diretta, quindi con la partenza social, quindi per gli amici che ci guardano in Calabria, a parte i social, ci sarà la più importante TV regionale calabrese, che è la C, con cui abbiamo fatto questo patto. Altre TV si stanno unendo, ve li racconto in altre puntate, perché se no parlo solo di questo, ma era doveroso iniziare anche a raccontarvi come potete fruire di questo caffè. E poi tutte le piattaforme più innovative, vi dico che siamo già su Spotify, quindi potete sentire in audio mentre magari andate a lavorare su Spotify le puntate, e quindi come audio podcast, solo in voce, che ha un suo fascino. Questa esperienza la potete fare anche per gli utenti Apple con il podcast di Apple, quello ufficiale, basta dire «Hey Siri, fammi ascoltare l'ultima puntata di Caffè Che Vale», e il vostro telefono vi farà ascoltare l'ultima puntata di Caffè Che Vale. Insomma, stiamo veramente analizzando tutte le modalità, gli smart home, insomma tutte le tecnologie, non potrete dire che è difficile consumare un caffè insieme a me, dipende solo da voi e anche dalla vostra volontà di diventare un po' anche più digitali, perché no? Siamo però pronti per servire il caffè di oggi, non la voglio fare lunga, ma sapete, siamo alle prime battute, quindi ho tanta gente da ringraziare, anche un po' di consigli per consumare al meglio questo caffè. Però eccolo qui, collegato da Tallinn, il mio amico, perché ormai siamo diventati amici, ma è anche il nostro ambasciatore per le eccellenze italiane a Tallinn, è il founder, come si suol dire, il fondatore, diciamo in italiano, di Viva Digital, che è una grande impresa di digital marketing, è con noi, in collegamento da Tallinn, Marco Scarsella, eccolo qui. Ciao Marco, ben trovato, malgrado siamo lontani e qui si sente già un taglio specifico di questa città, che è la più importante capitale digitale certamente d'Europa, un caso che viene studiato in tutto il mondo e che non a caso, bisticcio di parole, proprio qualche sera fa, due sere fa, era in prima serata su Presa Diretta e Marco è stato intervistato, fra un po' vediamo anche le immagini, proprio dall'ottimo Riccardo Iacona per raccontare la straordinarietà di Tallinn, questa città dei record, dove il 99% dei servizi, anche pubblici, viaggia in digitale. Ecco,
Marco, perché è così speciale Tallinn? E poi invece ci spiegherai perché tu sei andato via da una Milano che pure è capitale economica e non oggi, non per il Covid, ma già 10 anni fa e hai deciso di investire in questa città europea. Cos'ha di speciale Tallinn? Beh, Tallinn e l'Estonia è un paese semplice. Oltre a tutti i benefici del digitale, si vive veramente senza le problematiche del quotidiano, senza grossi problemi in generale, anche se sei straniero come me. Si fa bene impresa, sia nel digitale, anche soprattutto nel digitale, ma anche in altri settori, ed è un paese bellissimo. Senti, quando si sente un imprenditore, magari anche giovane come te, innovativo, parlare in questi termini, si ha la sensazione che siano benefici virtuali, nel senso di poco pratici. E invece ci spieghi proprio a livello pratico come cambia la vita di un imprenditore, ma anche di una famiglia, quando ha in tasca una tessera unica, una carta di identità digitale con la quale praticamente si fa tutto. Cioè io qui in Italia per fare la stessa cosa ho bisogno di almeno 10 password, di chiavette USB, passkey, tutte queste cose che ti danno le banche, ognuno ti dà la sua, a parte tutte le carte che ho all'interno della borsa, insomma una cosa incredibile. E invece ecco, praticamente come funziona la vita lì? Fammi degli esempi concreti. Sì, sì, questo è parte del discorso di essere in un paese semplice. Tutto è digitale, vuol dire che tutto è immediato, si eliminano le code, si eliminano il dover andare fisicamente per fare un'operazione in banca, per aprire una società, per rinnovare l'assicurazione dell'auto, per acquistare un'auto. Qualsiasi cosa ti venga in mente, molto probabilmente in Estonia si può fare online. Ma è vero. Votare, per esempio. Addirittura si può votare per le elezioni politiche. È vero che se stai male, cosa che non auguriamo a nessuno, e ti viene a prendere l'ambulanza, il tempo di arrivare e metterti in ambulanza sa già chi sei, quali sono i disturbi di chi di cui soffri, tutte cose di questo tipo, cioè in tempo reale. Sì, la sanità è totalmente digitalizzata, questo vuol dire che semplicemente leggendo la tua tessera o leggendo il numero, il tuo codice fiscale, sanno tutto quello che è la tua storia, la tua cartella clinica, sanno tutte le medicine che hai preso, sanno tutto quello che ogni medico in Estonia sa di te, è condiviso. E qualcuno dice, mio Dio, sanno tutte queste cose di me, mi rubano tutto, la privacy, tutta questa roba qui. Come rispondete a tali? In realtà il governo estone ha dichiarato che non c'è stato mai nessun caso di furto di dati personali da quando c'è questo sistema digitale. Quindi addirittura un digitale più maturo e più evoluto tutela molto di più di un digitale che invece è a metà strada tra il vecchio modo di fare le cose e quello invece moderno. Sì, sì, l'Estonia tra l'altro è sede di numerosi uffici pubblici anche internazionali sulla cyber security, e quindi tutto il mondo della sicurezza informatica è preso veramente a cuore qui in Estonia. Senti, non so se la regia ci agevola qualche immagine che fa vedere, magari anche dal servizio di presa diretta, gli scenari, un po' di immagini di questa Estonia, facciamola immaginare meglio. Eccola qui, questo è il servizio che è andato proprio su presa diretta, vediamo questi paesaggi innevati, mi auguro che non ci sia neve proprio tutto l'anno. Insomma, parlami un po' di Tallinn, di come si vive, cosa c'è di bello, che cosa si incontra di nuovo, di diverso e di bello, lasciandosi alle spalle Milano come hai fatto tu? Beh, la città è molto, molto compatta, quindi anche per un turista è molto bella da visitare, c'è un bellissimo centro storico, d'estate c'è il sole di mezzanotte, d'inverno ci sono le aurore, ci sono molte cose che in Italia ovviamente non abbiamo, e poi per chi ama la natura estone è incontaminata. Senti, io so, sai, una parte del mio pubblico sono maschietti come me e c'è questa idea che le estoni siano delle donne bellissime, confermi? Confermo. E confermi nel senso che hai anche esperienza? Sì, sì, tra l'altro io sono venuto qui in Estonia 12 anni fa come studente
e sarei dovuto rimanere qui in Estonia solo 4 mesi, e però per colpa di Marina sono ancora qui dopo 12 anni, quindi confermo quanto da te detto. Quindi un'estone bellissima di nome Marina, nome italiano però. È quello che le ho detto anch'io quando l'ho conosciuta, mi ha risposto che in realtà è un nome internazionale. Ah. Quindi io non insisto. Bellissimo. E dai, ecco, quindi anche l'amore in questo caso aiuta, anche se era complice, ecco, questo Erasmus del quale non finiremo mai di parlare bene. Io credo che proprio questa generazione Erasmus sia stata, è una delle cose che invidio, no? Essendo io di una generazione diversa, ecco, la possibilità con Erasmus, confermami Marco, di poter, nell'età in cui si è più produttivi, andare ad incontrare un paese estero può fare la differenza, no? Ah sì, tra l'altro qui in ufficio da noi a Tallinn non sono l'unico ex Erasmus, perché attualmente almeno 3 dei nostri colleghi che sono qui in Estonia dell'altra stanza erano Erasmus. Quindi... Ecco, faremo probabilmente una puntata su Erasmus, perché si parla delle tante cose che non funzionano in Italia, però qui mi sento di dire, non so chi è stato così bravo a mettere a punto questo sistema, ad agganciarlo al resto d'Europa, ma credo che ha dato un grande servizio al nostro paese, e non è solo la possibilità per i nostri ragazzi di incrociare, laddove poi magari non trovano un lavoro nel proprio paese, e incrociarne uno, come nel caso di Marco, un'opportunità nel resto d'Europa, ma la possibilità anche inversa, confermami anche qui Marco, cioè che ci siano dei ragazzi olandesi, inglesi o estoni che magari trovano spazio o vengono richiesti per le loro competenze proprio nel nostro paese, in Italia. Ah sì, è fondamentale. Alla fine le aziende sono le persone che ci lavorano, quindi più persone di valore riesci a trovare, meglio è. Torniamo un attimo alla tua esperienza, che è un po' anomala, perché sai, siamo abituati a pensare che, come succedeva negli anni 60, 70, 80, magari il ragazzo emigrato a Londra era il ragazzo del sud che magari arrivava a Londra a fare il cameriere e poi diventava artista o professionista nei vari settori, e invece ecco, il tuo è il caso di un ragazzo milanese che lascia Milano, non oggi, ripeto, non per il Covid, ma già 10 anni fa. Abbiamo visto che Marina c'entra tanto, ma non è solo Marina. Cosa hai trovato dal punto di vista dell'opportunità imprenditoriale a Tallinn che facevi fatica a trovare a Milano? Anche qui la semplicità, cioè la quasi totale mancanza di burocrazia. Questo è secondo me il punto principale. Oltre alle tasse e le altre cose vantaggiose dell'Estonia, la burocrazia praticamente inesistente è il vero punto dell'Estonia. Ti faccio un esempio: quando ho aperto la mia prima azienda anni fa, l'ho aperta quasi per gioco. È stato talmente semplice aprirla, senza problematiche, senza costi, senza burocrazia, e chiunque abbia un'idea, anche solo abbozzata, ci prova. Ecco, pensate la differenza, sentite la naturalezza con la quale Marco ci racconta questa cosa. Pensate cosa significa ci prova. È tanta roba, perché in Italia molti giovani, anche capaci, non ci provano perché in realtà sono spaventati dalla fatica che si fa proprio a seguire tutto l'iter dell'apertura di un'azienda, dai balzelli e anche dai rischi. Perché aprire un'azienda significa in molti casi, ancora oggi in Italia, che se anche non produci, comunque devi pagare. Allo Stato non frega niente se tu non produci. Ti sei preso un impegno e quindi comunque la Camera di Commercio va pagata. E neanche me le ricordo più tutte le altre tasse automatiche che paghi solo perché hai aperto una partita IVA. Per non parlare di un commercialista, per carità, io rispetto anche la figura di questi professionisti, ma che lo Stato quasi ci impone, perché rende in maniera talmente complicato fare impresa anche quando si è piccoli, che di fatto non riesci a farlo senza avere un professionista accanto che ti aiuta a pagare le tasse. Pensate che spettacolo. Invece Marco lì com'è da questo punto di vista? Beh, il commercialista, io la nostra azienda ce l'ha per comodità, ma non è necessario. Molte aziende medio-piccole possono anche fare a meno.
Questo perché le tasse non solo sono ovviamente inferiori all'Italia, ma questo più o meno in tutti i paesi lo sono, ma soprattutto sono semplici, sono poche, proprio poche diverse tipologie di tasse e tutte molto semplici da capire. E un altro vantaggio è che non cambiano ogni anno, quindi hai più o meno la certezza che l'anno prossimo avrai da pagare le stesse aliquote, tasse. Immagino che anche un digitale così pervasivo, nel senso più bello del termine, così presente, faccia lavorare di meno anche la guardia di finanza, i controlli, qualcuno che ti arriva in azienda, ti apre i cassetti, eccetera, non hanno bisogno, anche questo lo fanno digitalmente, immagino, no? Credo, non mi è mai capitato, devo informarmi. Lo però so, no, cioè in 10 anni, in 10 anni non hai mai avuto un controllo, insomma. No, zero. Ma il fatto stesso, l'avranno fatto magari senza che io me ne accorgessi, non lo metto in dubbio, ma il fatto stesso che le tasse sono semplici, la burocrazia è semplice, disincentiva i disonesti a evadere le tasse. Non ha proprio senso in Estonia provare a fare il furbo. Pazzesco, ecco, ci dai qualche elemento, perché ci sono imprenditori incuriositi che li vedo già che stanno tendendo, si sono alzati di qualche centimetro per dire, e quindi, cioè, quanto si paga in Estonia mediamente di tasse? Quanto incide? Sì. Allora, le aziende pagano 0% sugli utili. 0%? Zero? Zero. Dai. Bravissimo, ma è vero. E pagano il 20% sui dividendi. Se, wow, ovviamente gli utili vengono distribuiti ai soci. Se non viene fatto, l'azienda paga zero. Cioè, ragazzi, cioè non so se da casa state seguendo, siete attenti, fra un po' se mi fai vedere anche la pagina social dove potete atterrare per dirci sì, ci siamo, Piero, siamo sbalorditi come te, lo so che siamo solo alla seconda puntata, ce la rimandi questa, ce la fai riascoltare? Sì, la potrete rivedere stasera nel video party e rivederla ogni volta che volete, perché rimarrà sul nostro portale, anzi ogni tanto ve la ricorderò. Avete sentito bene, zero. E nel momento in cui lo Stato viene a chiederti qualcosa è perché hai guadagnato qualcosa. Questa è una rivoluzione. Io mi sono sempre detto, e queste cose sono scomode, perché poi in Italia c'è anche tutta una narrazione e quasi anche una cautela, non si dicono mai certe cose, ma come? Cioè dobbiamo dirlo che si pagano troppe tasse e che è ingiusto questo atteggiamento. Al limite in Italia si dice, però se pagassimo tutti pagheremmo di meno. No, probabilmente dovremmo pagare di meno per pagare tutti. Lo so che sono parole forti, ma io le voglio dire perché siamo stanchi di uno Stato che tratta gli imprenditori in questo modo. Io credo che se l'atteggiamento fosse quello che c'è in questo paese, in Estonia, probabilmente nessun imprenditore, avete sentito le parole che ha usato Marco, che appunto è milanese, non è estone, non c'è interesse ad evadere, perché è talmente giusto il modo in cui lo Stato ti chiede di contribuire, che lo fai. E pensate in Italia dove tu devi pagare a prescindere se dividi un utile a volte, cioè lo Stato ti dice la mia parte me la dai lo stesso, l'IVA se anche non la incassi me la dai lo stesso, cioè situazioni davvero drammatiche. Poi chiaramente su questo vorrò avere degli esperti, avremo anche dei commercialisti, anche innovativi, per vedere lo stato dell'arte oggi, perché poi anch'io ho una certa memoria imprenditoriale, ma intanto le cose anche qui cambiano. Ma se stai male, cosa che non quello che ci sta raccontando, quello che ci sta raccontando Marco ci sta facendo sgranare gli occhi e mi auguro stiate apprezzando. Scaviamo, magari preparatevi anche qualche domanda, chiedo alla regia di, non appena ha qualche domanda, di farmela vedere a monitor, così mi accorgo che voi ci siete. Vi ricordo, so che siamo alle prime ore, andate, cercate la pagina in alto su Facebook, Un Caffè Che Vale, mettete mi piace e poi iniziate a chattare con noi, perché io vado a leggere su quella pagina i vostri commenti e li faccio diventare parte integrante, cioè contributo attivo di queste nostre trasmissioni. Eccola qui la pagina, basta, ecco, cliccare mi piace. Eccolo lì, a sinistra, diventate nostri amici, vi arrivano tutte le notifiche, quindi sapete anche quando andiamo in onda, e potete scrivere sotto la puntata
quello che sta accadendo. Quindi, a parte, ecco, i due mi piace che vedo in questo momento, vedo qualche commento, ecco, vedo, arrivano, bene. Intanto sento Stefano Cattini che dice pazzesco, Stefano è un artista e mi sa che verrà a cantare in Estonia. E Domenico Cafarchia che dice shock, lo prevedevo. E il Pino Chanò, il direttore della grande Radio Onda Verde, nostro partner, buon programma. E Domenico che torna dicendo ci vorrebbe un più alto volume generale, ma questo la regia, grazie Domenico, l'ha già recepito e il volume generale è già più alto, quindi dateci anche queste segnalazioni tecniche. Torniamo da Marco. Marco, quindi zero, se non c'è dividendo, zero, ma che bello. E se sei in difficoltà magari ti aiutano anche, eh? Ci sono anche qui ovviamente tutti i vari bandi pubblici per start-up, per altre tipologie di aziende, ovviamente però non ti aiutano a pioggia, devi meritartelo un aiuto. Senti, ma perché sono così magnanimi gli estoni? Se in particolare hanno capito che gli italiani sono attenti, ho visto anche la trasmissione a presa diretta, perché hanno fatto questo sforzo di diventare digitali al 99%? Cosa gliene torna a loro? Efficienza di sicuro e attrattività. Il problema principale dell'Estonia non è tanto che è un paese piccolo, è che è un paese vuoto, ci sono poche persone. Per farti un esempio, agli stessi abitanti della provincia di Brescia. Stessi però, abitanti della provincia di Brescia, 1 milione di persone circa? Quindi uno stato da 1,2 milioni. Io penso anche alle regioni del sud, alla mia Calabria, 2 milioni. Ecco, perché non prendere un modello come questo? Si parla di fiscalità di vantaggio al sud per rilanciare il nostro sud. Si parla e questi modelli vanno avanti ed è come se nessuno li vedesse. Marco, continua, scusa. Sì, quindi il problema dell'Estonia è attrarre persone qualificate che vengano qui, aprano aziende per esempio o contribuiscano a far crescere le aziende estoni. E per attrarre persone dall'estero bisogna essere migliori delle altre nazioni, quindi questa è la scommessa che sta vincendo per ora l'Estonia. Ci stanno riuscendo, ecco, la sta vincendo, era la domanda che ti stavo per fare, mi dai qualche numero, mi dici ad esempio, mi fai qualche esempio, in che modo, da come ti accorgi che la sta vincendo? Sul mio piccolo me ne accorgo perché mi contattano tantissimi imprenditori italiani che vogliono aprire in Estonia l'azienda, visto che noi diamo consulenza anche in questo campo, aiutiamo anche gli imprenditori italiani a venire qui e ti assicuro che c'è un flusso inarrestabile di richieste, quindi perlomeno lo vedo nel pratico. E per citarti qualche dato un pochettino più generico, l'Estonia ha da qualche anno attivato un programma, chiamiamolo così, di residenza virtuale, dove praticamente ti danno la possibilità a te, imprenditore straniero, italiano per esempio, di diventare residente virtualmente in Estonia, quindi senza venire qui in Estonia, e aprire la tua azienda estone virtualmente. Quindi non devi neanche quasi prendere l'aereo per venire qui a fare le pratiche. Ragazzi, e questo programma funziona. Un altro mondo, è come se stessimo parlando di Marte. Io resto sorpreso, vi trasferisco la mia sorpresa, perché poi sapete che amo questo tipo di conduzione, di modo di fare programmi. Faccio questi programmi perché queste informazioni e queste storie emozionano per primo me. Mi auguro davvero questo vi arrivi. Intanto vedo che qualcun altro reagisce, Anita Romeo, interessante. e poi Stefano Cattini di nuovo, grazie Piero per queste dichiarazioni che condividiamo tutti noi, e Domenico che dice c'è un modo per trasferire ufficialmente questo know-how estone verso l'Italia, ad esempio nel programma dell'agenda digitale, o almeno testarlo in una regione. Adesso ci rispondi Marco, io ricordo a Domenico e a tutti gli amici che ci seguono che Un Caffè Che Vale lo stiamo realizzando anche per dare sostanza ad un progetto che Italia Vale, e Marco chiaramente è il nostro partner in Estonia, il nostro ambasciatore in Estonia, quindi stiamo creando un match già, siamo già operativi, quindi ho già detto a Marco quando mi ha parlato in preview di questo, ma già 6 mesi fa quando ci siamo conosciuti abbiamo deciso di collaborare, e noi siamo lì, siamo su Milano pronti ad accogliere gli imprenditori italiani che vogliono essere aiutati in questo senso. E questo, attenzione, il tema non è
fare andare via, far tornare. Il tema è far sopravvivere, perché se per far sopravvivere un'azienda e bisogna aiutarla anche a migrare, che si faccia, come si è fatto sempre nel dopoguerra, perché quello poi creerà un'economia anche verso l'Italia. E infatti su questo volevo dirti, Marco è un esempio concreto, è un imprenditore milanese che ha aperto in Estonia, avete visto il suo percorso, e ha dato da lavorare a quante persone italiane, Marco? Siamo 15, tra l'ufficio di Tallinn e i colleghi in Italia. E 15 italiani? Sì, tutti italiani. Tutti milanesi o varie parti d'Italia? No, no, tutta Italia. Tutta Italia, ecco, questo è il mondo di oggi, lo dico anche ai ragazzi e ai giovani, studiate, cercate di avere competenze, vedete, in questi mondi nuovi. Marco si occupa di digital marketing, quindi affianca le imprese a sostenere tutta quella che è l'evoluzione, soprattutto nell'area comunicazione, come comunicare ad esempio sui social. Noi stiamo diventando più bravi anche grazie ai consigli del nostro partner di Viva Digital, proprio Marco, che è in collegamento da Tallinn. Quindi vedete, si può fare così, conoscere le persone, dialogare, scambiarsi le competenze, magari mettersi insieme e condividere i servizi. È quello che stiamo facendo con Marco Scarsella, collegato con noi da Tallinn, founder di Viva Digital, questa azienda che si occupa di digital marketing. Ecco qui il logotipo di Viva Digital. E altro aspetto importante, Marco, che ti chiedo, i vostri clienti dove stanno? Sono principalmente aziende italiane. Ecco. Quindi alla fine il nostro valore torna in Italia, il valore aggiunto che portiamo torna alle aziende italiane, quindi anche se noi siamo con sede qui in Estonia, comunque abbiamo questo... Senti, una domanda fiscale, se stai in Estonia e lavori con clienti italiani, le tasse che paghi sono sempre quelle estone o è un mix tra tasse... No, solo estoni, perché noi abbiamo la sede proprio qui in Estonia e... Quindi puoi lavorare con tutto il mondo e sei tassato dall'Estonia. Sì. Bene, sì. Bene. Come un'azienda che esporta, alla fine per l'Estonia noi siamo un'azienda che esporta servizi in Italia. Ecco, c'è un'Italia bella che è avanti e che stiamo vedendo nella figura di Marco in questo momento e che parla, che dice le cose, ma è come se non ti ascoltasse nessuno. Ma è possibile che queste cose a livello di governo, io ogni tanto stuzzicherò, Me lo posso permettere, visto che mi autoproduco in questo momento, non ho un editore che mi dice cosa dire e cosa non dire, quindi provo ad essere stimolante ma in chiave produttiva, non voglio fare polemiche, voglio solo incoraggiare, voglio dire facciamo in fretta perché siamo il paese più bello del mondo e non possiamo morire perché c'è questa resistenza all'innovazione, perché il mondo è già cambiato, è già digitale da tanti anni e la rivoluzione industriale che stiamo vivendo è soprattutto digitale, no Marco? Ah, chiaramente. Che significa cosa? Ci aiuti a capirlo, fallo capire un po' anche a chi fa impresa, perché non è sempre facile, cioè in che senso la rivoluzione digitale? Quanto impatta? Guarda, nel nostro piccolo noi facciamo digital marketing e oramai quasi non dico più neanche la parola digital, dico che facciamo marketing, perché oramai il digital marketing è il marketing, non c'è più questa grande differenza. Se vuoi competere, se vuoi crescere, scalare, non puoi dimenticarti di questo canale. Ecco, anche qui quando si parla dei social c'è ancora in una certa narrazione nel nostro paese l'idea che i social siano delle cose leggere, dove vedi le belle donnine che ti fanno vedere quanto sono belle e carine, soprattutto Instagram eccetera, ma poi cos'altro c'è da fare? Invece che cosa c'è nei social che abbiamo capito poco e che cosa cercano oggi normalmente i frequentatori dei social? Beh, sui social ci sono tutti i tuoi clienti, quindi devi semplicemente trovare il modo di porti, di dargli valore e di trasformarli appunto in clienti, però sono già tutti lì, lo sai, oramai siamo tutti sui social. Possiamo dire che c'è anche tutto il mondo reale, anche se parliamo di... anzi, che il mondo che c'è sui social è più reale del reale? Certo, le aziende hanno la possibilità di
veicolare i loro messaggi quando i loro clienti sono magari rilassati sul divano, con in mano un telefono, mentre sono in tram, mentre sono al parco. È fondamentale per l'azienda riuscire sempre a essere in contatto con i propri potenziali clienti. Ecco, questo sembrerebbe, a volte parliamone con uno che se ne intende, quasi una condanna. L'idea di essere sempre connessi sembra l'impossibilità di non avere momenti per se stessi, e invece anche questo sta cambiando, no Marco? Chiaramente, più le nuove generazioni sono sempre meno preoccupate da questo problema, quindi sono i tuoi prossimi clienti alla fine. E il bello anche dei social, del web in generale, è che il pubblico è talmente ampio che puoi permetterti, ci sia chi non vuole entrare su Instagram, chi non vuole essere sempre connesso, perché ci sono comunque talmente tante altre persone, potenziali clienti, che se lo fai bene, quelle ti bastano. E questo vale anche per il mondo dei prodotti e dei servizi, cioè del consumo. Posso decidere di essere un consumatore non più alle 8, tra le 8 e le 13 quando apre il negozio, ma dalle 8 alle 8, cioè posso fare un acquisto a mezzanotte, alle 2 di notte, perché magari quella notte non sto dormendo, posso scegliere un prodotto sotto casa oppure dall'altra parte del mondo. Ah beh, certo, poi con gli ultimi eventi di quest'anno è stato ancora più fondamentale questo. L'hanno capito un po' tutti. Ecco, a proposito degli eventi di quest'anno e delle cose che abbiamo capito, se ne parla tanto il fatto che smart working, mai come in questo momento gli italiani hanno dovuto capire cos'è il digitale, perché magari avevano un figlio che andava a scuola e che a un certo punto gli ha chiesto di poter studiare vedendo la propria insegnante attraverso un notebook oppure un iPad. E allora, ecco, questa pandemia così drammatica e difficile, non volevamo che fosse la pandemia ad accelerare il digitale. Cosa ci ha insegnato? Quali sono i semi del cambiamento che tu già riscontri, magari anche grazie all'osservatorio dei tuoi clienti? Beh, nel caso specifico, i nostri clienti, che appunto per il fatto che siano nostri clienti sono digital, hanno visto molti di loro incrementare notevolmente il loro giro d'affari, perché facciamo ad esempio del negozio che non vende online, in quei mesi famosi è stato colpito, mentre chi aveva anche la vendita online si è preso una fetta più ampia della torta. Senti, torno a chiederti un po' di Tallinn, dell'Estonia. Ecco, che popolo è il popolo estone? Vabbè, tu hai tua moglie Marina oggi, e quindi li conosci bene. Dico, a livello caratteriale, in cosa sono diversi da noi? Normalmente, ecco, la demografia, se vogliamo, la natalità, se mi dai qualche elemento per capire di più questa realtà che abbiamo visto piccola ma molto molto vivace, grado di istruzione ad esempio, ecco, dacci qualche elemento. Sì, posso dire solo cose positive sugli estoni. Sono accoglienti, non ho mai avuto nessuna problematica essendo straniero. Sono simili ai popoli scandinavi come attitudine e anche come cultura, quindi forse un pochettino meno espansivi degli italiani, ma di contro sono molto più genuini. Diciamo che l'estone, se ti saluta con enfasi, vuol dire che è veramente felice di vedere, altrimenti è un pochettino più... Un po' più freddo, però in ogni caso... È un bel popolo, sì. Un bel popolo. Cosa gli piace di noi? Così, cioè, ci insegna ad essere seducenti, insomma, se veniamo in Estonia, sappiamo... Vabbè, gli italiani sono... Diciamo che in Estonia non siamo tantissimi italiani e quindi non siamo troppi da dar fastidio, quindi tendenzialmente siamo visti di buon grado.
Bene, visti di buon grado, ci stai dicendo delle cose molto, molto belle di questa Estonia, ce ne stiamo davvero innamorando, però restiamo, siamo agli ultimi 10 minuti, ancora sul perché questo Stato, insomma, è così campione nel digitale. Abbiamo visto il 99% dei servizi erogati dallo Stato sono totalmente digitali, e altri elementi che fanno di questo... di questa formula, la formula di successo, altre ricadute che arrivano a voi cittadini. Ad esempio sul turismo, questo essere così forti a livello digitale ha avuto delle conseguenze, ha migliorato anche, come dire, il marketing del brand Tallinn? Credo di sì, perché solitamente, per esempio, nei media italiani, quando si parla di Estonia, parla sempre in ottica positiva. Si dice sempre, appunto, di quello che stiamo parlando oggi, queste innovazioni, questo digitale, è sempre pubblicità positiva per l'Estonia, e a parte quest'ultimo anno il turismo in Estonia è sempre in crescita, da quando esiste l'Estonia, tra l'altro, non c'è stato un anno che non fosse stato in crescita, a parte il 2020, quindi senti, sì, è pubblicità positiva. Ti ho detto di 101 Caffè che è il nostro sponsor, il programma si chiama Un Caffè che Vale, non posso non chiedere anche a te il tuo rapporto col caffè, Marco, non è che te lo sei dimenticato dopo che sei andato via dall'Italia, no? No, mi piace. Che rapporto hai, ti piace? Si trova del buon caffè italiano anche qui in Estonia. Sì. Ma il bar... Non c'è 101 Caffè, però. Dovremmo studiare... Ragioniamo con Umberto per aprire, perché so che è partita tutta la fase internazionale, mi parlava l'altro giorno forse di Dubai, quindi sono già presenti all'estero come 101 Caffè e stanno studiando altri luoghi. Adesso vedremo attraverso Marco di portare 101 Caffè anche a Tallinn. Il clima nei bar è lo stesso che si respira qui in Italia o è più sobrio? È più in stile Starbucks, più in stile prendo il caffè seduto al tavolo, magari prendendomi una mezz'oretta, più che l'espresso al bancone. E invece in azienda da voi il caffè trova spazio? C'è una pausa caffè? Le cialde, la macchinetta, quindi anche noi abbiamo un bel momento caffè. E ci vediamo per un caffè, a qualche cliente lo dici ancora o hai cancellato questa modalità molto italiana? Beh, quando torno in Italia, spesso vengo in Italia a incontrare clienti, quello è il momento giusto. Senti Marco, siamo davvero alle battute finali, io e te ci siamo fatti un sacco di promesse, lavoreremo fianco a fianco, ci sentiremo sempre di più, abbiamo già un po' di progetti, abbiamo parlato di questa possibilità di aiutare tutti gli imprenditori del progetto Italia Vale, ne stanno aderendo davvero ogni giorno di nuovi e stiamo costruendo una rete in tutta Italia, attenzione, è un progetto a numero chiuso, puntiamo ad avere 500 imprenditori in 2 anni, quindi ancora c'è un po' di spazio, però cerchiamo soprattutto imprenditori innovativi che credono nella formazione, perché se no oggi davvero non si riesce a fare, perché quella è la nostra mission, nella comunicazione, che è un altro elemento importante, compreso quella digitale, avete sentito cosa ha detto Marco, che è quella più necessaria oggi, e nella internazionalizzazione, nell'idea di fare impresa magari rimanendo anche nel paesello italiano ma con la testa e con lo sguardo verso il resto del mondo. E poi con Eccellenze Italiane, Marco è appunto il nostro ambasciatore in Estonia, ma poi abbiamo Ornella a New York, abbiamo Elior Sara a Tokyo e stiamo anche qui inaugurando delle sedi in tutto il mondo, perché gli italiani sono dappertutto e noi li vogliamo anche un po' richiamare, come abbiamo fatto oggi con Marco. Vogliamo che non si dimentichino del loro paese e che magari ci aiutino anche da lì a dare forza al nostro paese. Ecco, li vedete i nostri ambasciatori, grazie Francesco che è in regia, Gianluigi che chiaramente è il nostro cameraman oggi, poi si aggiungeranno altri dello staff che ringrazierò. Vedete Antonello in Brasile, Ornella a New York, Daniele in Spagna, Stefano a Miami e l'altro Stefano Poterti a Londra, Silvio Sangineto a Palo Alto in California, Elior Sara, Giappone, Riccardo Longo
Filadelfia, e proprio in quello spazietto lì a fianco stiamo preparando la nuova immagine proprio di Marco, che è l'ultimo arrivato, ma come vedete molto efficace. Marco, riusciremo a fare questo evento di amicizia Estonia-Italia a Tallinn per premiare tre imprese italiane a Tallinn? Li troviamo tre bravi a parte te? Li troviamo, ci stiamo già lavorando. Bene, quindi ricordatevi, perché farò delle stories da Tallinn. A Tallinn io ci vado, non so voi, ma io sono molto curioso e ho promesso a Marco che andrò a visitare questa azienda anche per raccontarla dall'interno. Intanto arrivano i saluti finali, siamo tutti in gita in Estonia, dice Stefano. Certo sì, magari cantando dal vivo, perché Stefano ha anche la voce di Un caffè che vale, di questa nostra sigla. Intanto risentiamo un po' di motivetto, tanto siamo ai minuti finali e poi me la lanci totalmente tutta. E oramai il digitale è il futuro, dice Anita. Grazie Anita, continuate a scrivere, condividete se vi è piaciuta, perché la community di Caffè che Vale vuole crescere ogni giorno anche grazie al vostro aiuto, perché la community si fa così, parlando bene delle cose che vi piacciono, se vi piacciono, non voglio estorcere nulla. Marco, un saluto finale, a cosa stai lavorando, il progetto più importante di questo momento, oltre a quello che farà insieme a noi? Bella domanda. E adesso tutta una serie di progetti interessanti. A settembre le aziende ripartono come mai prima, tutto legato alla vendita online di prodotti e servizi. C'è tantissima richiesta e quindi sono tutta una serie di progetti per risolvere questo problema, come vendere di più online. Bene, noi ti aspettiamo a Milano, perché faremo anche una giornata di riflessione e studio sul digital marketing, e quindi dovrai, appena siamo pronti, venirci a portare tutte le novità dal tuo osservatorio, ma anche tutte le cose belle che hai imparato nel modello Tallinn ed Estonia. Siamo ai minuti finali, quanto manca, regia? Il tempo di sentire la sigla? E allora io vi ricordo solo che, per chi ci avesse visto nella parte finale, a parte mi diceva già il nostro regista che se andate ad esempio sul canale YouTube del Caffè che Vale, potete anche fare il rewind, cioè mentre vedete la puntata la potete riavvolgere e farla ripartire dall'inizio, e questa è già un'altra funzione straordinaria, come accade ormai sui principali player televisivi. Ma poi potrete trovare Un Caffè che Vale, abbiamo detto, su Facebook, su Instagram, su LinkedIn, sui principali social e anche sulle piattaforme audio, quindi sul podcast di Apple. Basta dire "Hey Siri, fammi sentire Marco Tallinn su podcast" e parte il programma, oppure chiaramente su Spotify basta scrivere Un Caffè che Vale, anche lì abbiamo aperto la versione podcast su Spotify, che è un'app che ormai ha tutto il mondo. E allora Marco, grazie davvero, con voi ci vediamo domani, altro caffè, altro ospite, ogni giorno un caffè diverso, un'energia diversa, una ricetta diversa, come d'altra parte i caffè di 101 caffè, che sono uno ormai per ogni area del paese, ognuno dei quali ci porta un grande gusto. Marco, ci sentiamo molto presto, chiaramente grazie per essere stato con noi. Sigla, sentiamola questa sigla, perché vorrei che vi abituaste a cantarla insieme a noi, magari anche solo nella vostra testa. Vi aspetto a domani e saluto Marco Scarsella da Tallinn, Viva Digital, è già andato via Marco, grazie ancora e grazie. Avremo modo certamente di riaverlo con noi in una prossima puntata. Che dire, siamo alle prime battute, questo è solo il secondo caffè e ve ne ho promessi 150 fino a settembre del prossimo anno, praticamente quasi uno al giorno, il tempo anche di cercare quelli giusti. Vi aspetto domani alle 14.30, sigla e grazie. Buongiorno, come tanti, ti svegli e vai avanti, affronti la tua vita, pedali e vinci la salita, sempre il tuo bar. Un caffè che vale, espresso scende, moca sale, serve a farci avere quella marcia in più. Un caffè che vale,
senza esagerare, serve a questa Italia per tenersi su. Un caffè che vale, rito nazionale, è un caffè che vale grazie a te.